Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Quest'oggi facciamo un bel unboxing di un terminale davvero davvero interessante. Che cosa ci sarà dentro? Lo vedremo tra pochissimo. Apriamo delicatamente, come al solito, la confezione. Ed eccolo qua. Il nuovo HTC One, il nuovo super terminale di fascia alta di HTC. Come vedete la confezione è decisamente particolare, tutta bianca, e al suo interno troviamo il nuovo HTC One. Io ho scelto la colorazione grigia, vediamo di... mettiamo un attimo da parte e vediamo cosa abbiamo dentro la confezione. Questo piccolo accessorio serve per rimuovere il carrellino, perché il terminale utilizza una micro SIM. Abbiamo i vari manuali di utilizzo. La mia è la versione Europa, quindi non è la versione italiana. Abbiamo il cavetto per la connessione al PC, come vedete USB e micro USB. Abbiamo gli auricolari, purtroppo, ahimè, di HTC, quindi non sono gli auricolari Beats Audio, e il caricabatterie, che in questo caso è la versione inglese. Quindi niente auricolare Beats Audio, e purtroppo ho da darvi la mala notizia che anche nella confezione italiana non vi saranno gli auricolari Beats. Come vedete non abbiamo la batteria, perché il terminale è monoblocco, ovvero non abbiamo la possibilità di rimuovere la cover per inserire la batteria. Come vedete esteticamente io lo trovo fantastico questo terminale, è molto sottile, abbiamo qua in alto il jack per gli auricolari, il tasto per l'accensione e spegnimento, e nel lato destro il tasto per il volume. Sul lato sinistro troviamo la porta per la micro USB. Nel retro la fotocamera da 8 megapixel, che a detta di HTC è super performante in quanto è dotata di un processore dedicato. Adesso andiamo ad inserire la micro SIM, ed è una procedura che bisogna, vedete, utilizzare la piccolo accessorio che abbiamo. Dobbiamo spingere per aprire il cassettino. Cosa vi ricorda tutto questo? Ma a me mi ricorda un certo iPhone. D'altronde, per quanto riguarda le dimensioni, oramai si è obbligati a utilizzare queste micro SIM. E andiamo ad inserirlo. Ecco fatto. Come vedete il profilo del terminale è unico, non abbiamo segni, diciamo, di apertura da nessuna parte, è tutto molto ben fatto e ben assemblato. Il telefono è davvero davvero elegante, a me piace, mi piace un sacco. Adesso procediamo con l'accensione. Al suo interno troviamo un processore Nvidia Tegra 3 con il display con risoluzione di 720x1280x720 e una diagonale di 4,7 pollici, quindi un display davvero davvero grosso. Come vedete le dimensioni non sono eccessive, nonostante sia comunque un terminale con un display abbastanza fuori dalla norma. Attendiamo un attimo che si avvii. Nel frattempo vi voglio fare vedere anche un breve confronto di dimensioni con il Galaxy Nexus. Come vedete più o meno le dimensioni sono le medesime, sia come larghezza che come lunghezza. Lo spessore è di 9 mm circa per il HTC One, ed eccolo avviato con la nuova interfaccia HTC Sense. Per il momento questo era soltanto l'unboxing. Per tutti i video, i confronti, il confronto anche con il suo fratello HTC One S, vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Diego di Tecnofan. Ciao!